Beh, grazie a tutti. Vorrei condividere una parola che Dio mi ha messo un po' di tempo fa. Vorrei condividere questa parola con voi. Io ti invito a che tu possa avere un'aspettativa di quello che Dio parlerà alla tua vita, quello che Dio porterà alla tua vita in questa sera, quello che Dio vuole fare in questa ora. Questo tempo è un tempo nel quale Dio ha deciso di fare qualcosa. Quindi dobbiamo sempre avere un'aspettativa della parola di Dio, un'aspettativa di quello che Lui vuole fare e quello che sta facendo già in questi tempi. Vorrei andare alla parola di Dio, a Giovanni 3, versetto 1 in avanti. Quindi tu che sei dall'altra parte, magari puoi prendere appunti. Era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: Come può un uomo nascere e egli è vecchio, può entrare una seconda volta nel seno della sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, io ti dico che se non è nato dell'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quando leggiamo questa parola, a me mi ha chiamato molto l'attenzione, perché una notte un uomo molto influente, molto conosciuto, molto rispettato tra il popolo, viene a Gesù e le dice: Rabbì, sappiamo che tu vieni da parte da Dio, perché quello che tu fai, i miracoli che tu fai, non può essere se no da parte da Dio. E i segni che tu fai, se Dio non è con te, tu non li fai. La prima cosa che mi ha chiamato l'attenzione è che per portare la presenza di Dio, che per portare un miracolo, Dio deve essere con te. E Nicodemo mi chiama l'attenzione il suo nome, perché io credo fermemente nello Spirito che qualcuno entrerà in una dimensione del regno in questo giorno. Io voglio svelarti certi segreti o certi misteri che la parola di Dio ci insegna. E vorrei rilasciartelo per la tua vita, perché sarà di benedizione nel tuo camminare in Cristo Gesù. Perché c'è questa scrittura qua che voglio rilasciarti, sono cose che Dio mi ha parlato e che quando ho cominciato a farli ho visto che la parola di Dio è vita in abbondanza. Quindi io vorrei rilasciarti qualche codice di regno. Quindi la parola Nicodemo viene dalla parola Nico Edemo, quando è interessante perché la parola di Dio dice che Gesù una notte è abortato da questo uomo. Il significato di Nicodemo è mi chiama l'attenzione che il significato Nico vuol dire conquistatore per la forza. Idemo vuol dire popolo. In poche parole, il significato di Nicodemo rappresenta la gente che vuole manipolare il popolo per la forza. Quindi non possiamo manipolare il popolo con certe credenze, perché siamo stati creati per regnare su questa terra e non per manipolare la gente. Per quello io dichiaro che è un tempo in che la gente non sarà più manipolata dalla religione, se non sarà influenzata da parte di Dio per portare quel regno di Dio. Quindi quando noi vediamo questo, mi chiama molto l'attenzione che Gesù gli dice che devi nascere di nuovo. E è una delle cose che dobbiamo comprendere, che quando leggiamo è questo interessante, perché Gesù comincia a dire a Nicodemo che per entrare nel regno di Dio devi nascere. Quindi ci sono delle cose che dobbiamo comprendere. Il regno di Dio non è un regno, non è un regno di democrazia. Il regno di Dio, ti faccio un esempio,
Se un re vuole regnare, non è scelto per il popolo. Per essere re, devi nascere dentro del regno. Deve essere un eredero del re, un figlio legittimo del re. Quindi la democrazia, il popolo sceglie chi lo governerà, ma nel regno non è così. E nel regno devi nascere. Quindi tu devi nascere dentro del regno di Dio. E questo è molto importante perché Gesù, lui dice che tu sei un uomo di Dio perché i miracoli che tu fai, se Dio non è con te, tu non puoi farlo. E questo è molto interessante perché quando tu vedi queste cose qua, che ti parla di una nuova nascita, quando le nuove, il nuovo, io ho visto tanti miracoli Dio fare, ho visto paralitici che si sono alzati, cancro e sparire. Ho visto tanti miracoli da parte di Dio, ma il miracolo dei miracoli io li chiamo la nuova nascita. Perché il miracolo dei miracoli sono la nuova nascita? Perché io ho visto anche persone che non vedevano guardare, udire. Ho visto tanti miracoli, ma i miracoli dei miracoli tutti, che supera tutti i miracoli, è in la nuova nascita, perché la nuova nascita è credere in qualcuno che tu non hai mai visto, è credere in qualcuno che no, tu non sai se esiste o non esiste, ma quando credi, qualcosa comincia a cambiare dentro di te, il tuo cuore comincia a cambiare dentro, quindi stai nascendo di nuovo in un regno. Allora, per nascere, per vedere quel regno, devi nascere. Devi ritornare a nascere. Quindi questo ti una delle cose, una delle dei privilegi che abbiamo quando noi na dobbiamo nascere di nuovo, che possiamo vedere. Per quello che io dichiaro in questa sera, dichiaro in questa ora, che tu devi nascere di nuovo per vedere quel regno di Dio, per vedere quello che lui sta parlando, per vedere i segni, i miracoli. Allora, una cosa è nascere, e Gesù disse un'altra cosa molto interessante: devi nascere dell'acqua e devi nascere dello spirito. Quindi parla di tre cose: nuova nascita, una nascita dell'acqua e una nascita dello spirito. Noi possiamo vedere che quando noi nasciamo di nuovo, disfrutiamo di quella, possiamo vedere il regno di Dio. Ma ci sono quelli che vedono e ci sono quelli che li fanno. Non è lo stesso vedere che operare nel regno di Dio. Quindi, quando ti sto parlando di questo, Dio mi ha fatto vedere un paio di cose che vorrei rilasciare sulla tua vita, perché se tu stai cercando qualcosa di speciale, sento molti parlare di risveglio. Sento che parlano tanto di risveglio. Io voglio che tu comprenda che tu sei al risveglio. Non cercare il risveglio fuori, cerca il risveglio dentro. Devi rinascere per entrare nel regno di Dio. Se noi comprendiamo questo, il regno di Dio lo porteremo sulla terra. Quindi, quando noi comprendiamo questo, la religione ti allontana. La religione ti fa allontanare da una verità. La verità è Cristo Gesù. È la verità di tutto quello. Gesù ha detto: io sono il cammino, io sono la verità, io sono la via. Quindi noi dobbiamo comprendere, primero, che quando Dio ci chiama, c'è un miracolo di miracoli che occorre nella nostra vita. Crediamo in qualcosa che non abbiamo visto, crediamo in qualcosa che anche se non abbiamo visto, abbiamo creduto. Per quello siamo più che vincitori, siamo più benedetti ancora. No, non siamo stati con Gesù, non siamo i discepoli di Gesù, non siamo gli apostoli di Gesù, ma abbiamo creduto. Questo è potente. Perché noi senza vedere crediamo e facciamo le opere di Dio. E quando noi entriamo in quel tempo, noi dobbiamo imparare non soltanto a vedere, se no a essere protagonista di quel regno di Dio. Una cosa è vedere, io dichiaro in questa ora, che
Sento la presenza di Dio già che sta. Io dichiaro in questa ora, alza le tue mani se sei dall'altra parte. Io dichiaro in questa ora che il regno di Dio discende ora. Padre, nel nome di Gesù, io dichiaro che tante persone che hanno, tu che hai visto vedere i miracoli compiere, tu che hai visto miracoli, tu che hai visto, ora non sarai quello più che vedrà, sarai quello che manifesterà il regno di Dio su questa terra, portando guarigione, portando liberazione. Dichiaro che un tempo nuovo si innalza su di te, dichiaro che la presenza di Dio riempie il tuo corpo, riempie il tuo cuore. Tu cuore, riempi la tua mente per portare quel regno di Dio su questa terra e schiacciare ogni tenebre e schiacciare ogni opera dell'nemico. Dichiaro che non sarai più quello che vede dall'altra parte, se no dichiaro che sarai quello che porterà il regno su questa terra. È una cosa che noi dobbiamo comprendere, che i miracoli di miracoli che Dio ha messo in noi è che noi possiamo vedere quel regno. La nuova nascita ci permette di vedere quel regno. E una delle cose che noi dobbiamo comprendere è che io, come uomo di Dio, tu come uomo di Dio, hai diritti, ma hai anche dovere. Dobbiamo comprendere che per regnare un re è stabilito dei comandamenti, delle ordinanze. Quindi noi abbiamo diritto, ma abbiamo anche doveri. E io non posso pretendere prendere quel diritti se non compio i miei doveri. Quindi una cosa è vedere, una cosa è fare. Dobbiamo imparare non soltanto a vedere, se no in fare che quel regno di Dio si manifeste su questa terra. Io sto credendo fermemente nello spirito, si percepisce questo, nell'aria di Milano, di Italia sta cambiando qualcosa. Qualcosa sta cambiando in Italia. Qualcosa nell'aria si sta muovendo, si sta innalzando, anche si sente la opposizione, ma qualcosa sta cambiando nell'ambiente. L'atmosfera sta cambiando, il regno si sta portando. Ci sono in questi tempi uomini e donne che porteranno con miracoli segni che non si sono mai visti dal tempo della Chiesa primitiva. Dio vuole innalzare questa nazione, Dio vuole innalzare questo popolo e lo farà con te che sei dietro. Magari che tu non hai visto ancora, io magari hai sognato essere usato da parte di Dio. Questo è il tempo che Dio vuole innalzare uomini e donne che sono nella depressione, uomini e donne che sono in angoscia, uomini e donne che sono indebitati. Dio vuole innalzare questo popolo, Dio vuole innalzare di quello che magari l'uomo ha rifiutato, è quello che Dio vuole usare in questi tempi. Quindi non sentirti male, non fare la vittima, combatti, dopo parlerò di questo. Quindi Dio vuole che noi crediamo, e Dio vuole fare qualcosa di straordinario nella nostra vita. In Giovanni versetto 3, Giovanni versetto 3, 5, Gesù disse, rispose, in verità io ti dico che se uno non è nato dall'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Questo quando io l'ho letto, il Signore ha parlato a Nicodemo e le ha detto che se lui no, deve nascere dell'acqua e dello spirito. Per poter entrare in quel regno dobbiamo nascere dell'acqua e dobbiamo nascere dello spirito. Per poter vedere quel regno dobbiamo nascere dello spirito. Non è lo stesso nascere di nuovo, una nuova nascita, che nascere dell'acqua e dello spirito. E questo è molto potente, perché il significato è potente, una parola potente, perché il significato della parola acqua in greco è la parola pudor, è la parola
spirito è la parola pneuma. La parola pneuma vuol dire aria. La parola pneuma, lo ripeterò, vuol dire aria. Lo che la parola pudor è acqua e la parola pneuma è aria. Questo è molto potente perché quelli che hanno studiato studi biblici, c'è una rama, c'è una parte di quello che si chiama pneumatologia, che è lo studio dello Spirito Santo. Quando io ho cominciato a vedere questo, è stato molto potente, perché tanto l'aria come l'acqua si muovono per corrente. Deve essere una corrente a muoverli. Quindi quando leggiamo questo è molto potente, perché di come sei dall'altra parte, di come aria e acqua. Loro stesso deve essere una corrente a muoverli. Per quello la parola di Dio ci insegna che quelli che sono nati dallo Spirito non sanno da dove vengono e non sanno dove vanno. L'aria, il vento è così, che non sa dove vengono e dove vanno. La corrente dello Spirito. Sai qual è il problema per tante persone? Il problema di tante persone è che vanno controcorrente. Per quello che vivi in tristezza, per quello che vivi in angoscia, per quello che vivi sei triste, perché stai andando controcorrente, perché stai andando contro la volontà di Dio. Tante volte tu l'hai chiesto a Dio, Signore, dimmi la tua volontà. Qual è la volontà di Dio? Buona, gradevole e perfetta. Quindi noi dobbiamo imparare a non andare controcorrente. Magari Dio già ti ha detto di no e tu stai cercando già un sì. Dio magari ti ha detto di sì, tu stai cercando di dire di no. C'è gente che Dio le ha parlato e le ha detto sì, e tu hai detto no. E c'è anche gente che ti ha detto no e tu le hai detto sì. Quindi stai andando controcorrente. E questo ti fa angosciare, ti fa disperare. Devi metterti in la corrente e andare sulla corrente dello Spirito. Perché quando tu ti metti sulla corrente dello Spirito, qualcosa comincia a attivare nel tuo cuore. Il fuoco che è dentro comincia a ardere, perché c'è qualcosa che accende di più il fuoco, è il vento. È il vento, dobbiamo metterci in quel vento, in quell'aria dello Spirito, per accendere il nostro cuore, per riaccendere la nostra vita. Tu hai bisogno di nascere dello Spirito. È molto importante questo. Quando vediamo questo nascere dell'acqua, dello Spirito, tante volte noi andiamo contro la corrente. Una volta stavo nuotando in un fiume e lo stavo attraversando. In quel momento ho compreso due cose io. Quando ero a metà, stavo affogando, mi è venuto un crampo e ho cominciato a nuotare disperatamente. Ero stanco finché qualcuno mi ha preso e mi ha aiutato. Quando sono uscito da lì ho compreso due cose. Che tu affoghi per la stanchezza e per la disperazione. E l'enemico vuole lavorare in questo. Ti vuole stancare e ti vuole far disperare. Non succederà, non arriverà, no, quello che stai aspettando Dio non lo farà. Dove è il tuo Dio? Dove sarà? E l'enemico vuole stancarti. Oggi sono venuto in questa sera a rompere ogni catena, a rompere ogni legame che l'enemico ha portato alla tua mente. Io voglio dirti da parte di Dio, Dio è più forte di qualsiasi cosa. Ogni cosa che è successo nella tua vita è perché Dio lo ha permesso. E se Dio lo ha permesso è perché già ti ha dato la vittoria. Io ti voglio dire qualcosa che magari non lo hai sentito. Se no
quello che non ti è successo è perché Dio non lo ha permesso. Magari il diavolo devi andare da Dio a chiedere il permesso e dire: tu mi puoi firmare questo? Io voglio fare questo a Maria, voglio fare questo a Antonio, me lo permetti per favore? Me lo puoi firmare? E se Dio l'ha firmato e le ha dato l'autorità al diavolo, ha detto vai, è perché Dio sa di cosa sei fatto. Dio sa che tu non puoi, che il diavolo non ti può distruggere con quello. Quello che non ti è successo è quello che Dio ha detto: no, questo no, in questo tu non me lo tocchi, in questo non te lo permetto. Quindi ogni cosa che non ti è successo è perché Dio ha detto di no, ma quello che sta succedendo è perché Dio vuole innalzare. Dio ti vuole dare forze, Dio vuole innalzare la tua fede, Dio vuole che noi comprendiamo che il peso che carichiamo, il peso, la unzione, non viene della gioia, viene delle lacrime, viene dei conflitti, viene della battaglia, viene dei momenti difficili che attraversiamo nella nostra vita, perché quello Dio lo usa per dare più unzione, per dare più forza, per innalzarti ancora di più. Sento la presenza di Dio qua. Sapete perché Dio ha ammazzato Uzza? Uzza era un uomo che ha deciso di mettere sui buoi l'arca del patto, l'arca dell'alleanza. E i buoi sono inciampati. E l'arca stava cadendo. E Uzza ha voluto tenere l'arca. E Dio lo ha ammazzato a Uzza. Perché l'arca del patto non era fatto, non era disegnato per essere caricata sul buoi. Era disegnata per essere caricata sulle spalle. Il pezzo dovevi caricarlo. Quindi, quando io ho letto questo, ho compreso molte cose. Ho compreso che Dio, il peso di gloria che Dio vuole rilasciare sulla nostra vita sono i problemi, sono le difficoltà, sono le carenze, è la mancanza di qualcosa, ma quel pezzo di gloria fa che noi possiamo avere più fede, fa che noi possiamo avere una bella attitudine, e questo è molto importante. L'attitudine è come affronti i tuoi deserti che parlava il pastore prima. I deserti, con che attitudine lo stai affrontando? Ti stai lamentando, stai dicendo: io credo ancora che Dio farà qualcosa. Io credo ancora che il mio Signore è con me. I momenti difficili, i momenti che non ce la fai più, i momenti che la notte è più buia, e perché prima arriva l'alba. Non ti scoraggiare, è l'attitudine che Dio fa, che Dio opera nella tua vita. Ma quando ti lamenti, quando non credi, il diavolo guadagna territorio. Quindi è importante che noi l'attitudine in quella che prendiamo. L'arca dell'alleanza è stata disegnata per essere caricata sulle spalle, per essere caricata in noi. Quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo comprendere sull'aria, su quello che Dio vuole insegnarci. E in certo momento Pietro vede a Gesù camminare sull'acqua e Pietro dice: Signore, se sei tu, permetti che io vado da te. E lui ha camminato sull'acqua, ma i venti sono soffiati, ha avuto paura, si stava affogando. Ma la domanda che io mi sono fatto: chi era Pietro? Che mestiere che quello che faceva Pietro? Ma Pietro era un pescatore. Lui andava per guadagnarsi di vivere, lui pescava. Quindi, pescatore che non sa nuotare non è pescatore. Cosa è successo con Pietro? Lo stesso Pietro, il stesso uomo, quando Gesù è andato sulla croce e Gesù le ha parlato, gli ha detto: quello è il maestro. E lui si è buttato in acqua e ha cominciato a nuotare.
Non era lo stesso Pietro? Come mai lo stesso uomo stava affogando e in questa volta sta nuotando? Quando ho letto questo mi incuriosito e ho chiesto al Signore, ma non era lo stesso Pietro? Ora nuota, ma prima non nuotava, stavo affogando. E ho compreso che certe cose sono per fede e certe cose sono per abilità. Ma io dichiaro in questa sera, in questa ora, in questo momento, che uscirai di questo tempo con un discernimento dello Spirito per vedere quando devi operare per fede e quando per discernimento. Ci sono certe cose che dobbiamo prendere, ci sono certe cose che dobbiamo imparare a discernire quando devi operare per fede e quando per abilità. Ci sono abilità che Dio ti ha dato, ci sono abilità che Dio ti ha messo, ma devi imparare a vedere quando devi operare con quelle abilità e quando devi operare per fede. Era lo stesso uomo, ma lo stesso uomo si è confuso. In certo momento, quando tu sei confuso, quando sei stanco, quando sei disperato, non puoi vedere, ti devi fermare. Ti devi imparare a discernere delle cose. E devi cominciare a vedere, a mettere a punto quello che Dio sta parlando. Quindi è importante che tu cominci a discernere, ma per discernere, per avere un discernimento, hai bisogno dello Spirito. Per quello Paolo diceva, questa leve afflizione produce un eterno peso di gloria che sopravvasa tutta. Non si compara a niente, dicevo. Leve, è piccola. Quello che stiamo attraversando dipende come tu lo vedi. Dipende come tu stai credendo. Non dipende dal Signore, dipende come tu lo vedi. È grande o è piccola? È gigante? È impossibile? Qual è la tua attitudine in prenderlo? Il diavolo vuole farti credere che è impossibile, che non si può fare. Ti vuole chiudere le porte, si chiude una, si chiude l'altra, si chiude l'altra. Non preoccuparti. Quello sta provocando in te più fede. Quello sta provocando in te i muscoli. Quello sta provocando te qualcosa di straordinario che Dio vuole fare nella tua vita. Perché quella cosa produce in noi più unzione. Quella cosa in noi produce più gloria. Quella cosa in noi il peso. È un allenamento per quello che sta per venire. Quindi noi, è l'attitudine come tu lo prendi. In quello che noi imprendiamo. E la parola di Dio ci insegna molte cose sulla gloria. La unzione non è più che la manifestazione del peso di gloria che tu carichi. Lo ripeterò ancora, la unzione non è più che la manifestazione del peso di gloria che tu carichi. Quindi se stai sentendo che non ce la fai, perché è pesante, perché non si può fare, non ti preoccupare, sei sulla via corretta. Sembra che non è così, ma la tua fede ti innalzerà. La tua fede farà che quelle strade si aprano. La tua fede farà che Dio si metta in quella situazione. Non ti preoccupare per quello che sta succedendo. La unzione che porterai domani sarà il risultato di quello che stai vivendo oggi. La unzione di domani sarà più forte ancora perché il peso di gloria che stai resistendo. Ci sono delle persone
E stanno dicendo: non ce la farò più, non ce la faccio più. Io sento questo nell'aria. Oh, Dio vuole usare la tua vita come non te lo hai mai immaginato. Sarai il testimone per molti, mi dirai, a quelli dirai: io ho passato da lì e ho creduto. E perché ho creduto e ora sono qua. E voglio dirti. Sarai di testimonio per dirgli: io voglio dirti che Dio farà qualcosa in te. Quello che stai attraversando oggi è momentaneo, tutto è momentaneo, non dura mai per sempre. Puoi perdere tutto, ma Dio ti vuole dare ancora di più, se tu lo credi, se non ti lamenti, se prendi l'attitudine corretta. Possiamo perdere tutto, magari. Ma quello non vuol dire. È un problema, anzi, quello che Dio ti ha dato è molto di più. E Dio ti vuole rilasciare molto di più, ti vuole dare molto di più, ma la tua attitudine magari non è corretta. Vogliamo prendere il peso di gloria, la gloria di Dio su di noi, ma dobbiamo cambiare l'attitudine. Non possiamo portare il peso di gloria peccando tutti i giorni, facendo delle cose sbagliate. Dobbiamo avere responsabilità del peso che carichiamo, cercando il Signore, cercando l'obbedienza. È bello ricevere una parola, che Dio ti userà, che Dio farà con te, ma devi imparare a ubbidire al Signore, a non peccare. Quindi questa parola è molto, molto, molto potente, perché cambia la maniera di pensare. Dio vuole usare, vuole che noi crediamo che Dio è qualcosa di più di quello che noi possiamo attraversare e quello che noi facciamo. E in questo mondo, per quello intende che la unzione non è più che la manifestazione di quello che abbiamo passato. Magari tanti conoscono la gloria che carichi, uomo di Dio, donna di Dio, ma nessuno conosce il deserto che hai passato. Oggi ti guardano e dico: wow, che unzione! Ma nessuno sa i momenti che hai attraversato. Sto parlando adesso ai pastori. E mai asciutto com'è. Nessuno sa le tue lacrime che hai pianto. Per la unzione che carichi oggi è il risultato delle lacrime che hai versato ieri. Ma ti voglio dire che c'è ancora di più per te. Ti voglio dire che Dio ha un piano perfetto per te. Non ti scoraggiare. Perché la unzione che caricherai domani sarà più potente ancora. Più potente ancora. In Ebrei 1:3, Ebrei 1, versetto 3, la parola dice: in il quale, essendo il splendore della sua gloria, e la impronta della sua essenza, il sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza. Qua ebbe la fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra dalla maestà in luoghi altissimi. La quale, e tu sai, che Cristo è il risplendore della gloria di se stesso. Lo ripeterò. Cristo Gesù è il risplendore della gloria di se stesso. È la sostanza, la parola immagine. Oh. È andato via il tempo.
Ma voglio dirti, non ti scoraggiare. Vai avanti. Tutti conoscono la gloria, magari che carichi, ma Sì. nessuno conosce la tua storia. Ma Grazie, signore, non grazie, ti signore. preoccupare. Ma non ti preoccupare. Mettiti nel fiume, mettiti nella corrente. Quello che ha portato a Mosè al palazzo è stata la corrente del fiume. Nella corrente dello spirito c'è provvigione, nella corrente dello spirito c'è promesse, proposito, verità.